finiscono mai. E neppure svanisce la voglia e la necessità di mettersi alla prova. Malauguratamente, il rischio di lasciarsi andare e sedersi sugli allori è sempre in agguato. Proprio per questo motivo, guardate cosa si sono inventati i nostri coach. Ogni studente dovrà singolarmente esibirsi presentando i brani dello spettacolo. Carezze, baci e cure. I coach vogliono mettere un po' di pepe, mischiare le carte e vedere il grado di preparazione degli studenti, perché non dimentichiamocelo, siamo pur sempre una scuola. E in una scuola di musical gli esami avvengono sul palco. Un libro prezioso. Anche i più spavaldi e sicuri di sé sembrano essere preoccupati. Negli occhi di alcuni di loro è tornato l'antico timore dei primi istanti dei casting. Altri invece cantano a cuore libero, quelle strofe che ormai conoscono a memoria e hanno fatto proprie. Sembra riecheggiare il ricordo delle voci dei giudici che pronunciano stand by o recall. Dimmi che non sono stato un gioco, che ti manca la mia voce. I nostri coach sanno esattamente cosa aspettarsi da questa prova e i loro giudizi, anche quando severi, sono in riferimento al grado di preparazione e crescita dei ragazzi in questi primi mesi di lezioni. C'è chi si merita elogi e chi invece non soddisfa ancora per impegno e determinazione. Questa esperienza sarà utile a insegnanti e studenti per aggiustare il tiro, testare il metodo e motivare ulteriormente. Hai fatto dei passi da gigante. Ti sto ascoltando adesso e tu sei l'esempio veramente di una persona che è arrivata qua e già in 2 mesi ha fatto un percorso qua. Bravissima. Bravo, davvero. Per me sì. Anche per me. Noi ti abbiamo presa come coro. Esatto. Anche per me sì. Bravo. Qui si torna ad essere soli davanti a se stessi, lontano dalla sicurezza che danno le esibizioni corali, in cui ci si può confrontare a vicenda. Qui ci si scontra con i propri pregi e i propri limiti. Questa volta però non ci sono eliminazioni. I ragazzi hanno già meritato questo palco e sono tutti talentuosi. Per fortuna c'è Paolo a sdrammatizzare la situazione. Il canto è un'espressione di gioia e felicità. Questo deve essere lo stato d'animo che deve albergare in ognuno di loro. No, non prendetela come chissà che... Cioè, dobbiamo cantare. Tranquilli. Cioè, mi sembra una... Non siamo a Sanremo, è finito ieri sera. Cioè, basta. Sciogliersi, ragazzi. Veramente. Deve essere felicità, gioia. Cioè... L'emotività dei ragazzi è stata messa a dura prova. Si sentono osservati e giudicati e non capiscono fino in fondo la necessità di questa esibizione. La decisione dei coach però non è casuale. Da grandi professionisti quali sono, sanno esattamente cosa è meglio per i ragazzi e per il bene del musical. Abbiamo voluto mettere alla prova ogni singolo cantante affinché ci facesse ascoltare come si era preparato in queste settimane, quindi quali erano le problematiche che devono essere risolte, perché se delle problematiche ci sono è bene che oggi ci rendiamo conto di quali sono e di come dobbiamo affrontarle. Lo stress non è stato inutile, come i ragazzi pensavano. Tutto è in vista della crescita personale e della riuscita dello spettacolo. Alcuni stanno vivendo l'esame in modo troppo ansioso e questo forse ha influito negativamente nel livello delle prove di alcuni di loro. Mi sale l'ansia, non lo so spiegare, quindi mi agito e se vado bene, ok, se va male mi piango così, e mi emoziono, quindi... va anche influire sulla mia performance, perché chiaramente la voce cambia, non mi ricordo il testo che magari prima sapevo perfettamente e niente, mi dà fastidio perché appunto non riesco a superare questa debolezza. Sono entrata per fare il coro, per cui non avrei mai pensato di dovermi trovare lì davanti a cantare da sola, quindi io forse ho bisogno un po' di preparazione, se so che devo farlo allora sono una determinata, va e fa, invece così ero un po' impreparata psicologicamente. No, stamattina c'è un po' un clima... iniziano a sentire i primi attriti, come in qualsiasi gruppo,
primi giorni tutti bene, amici, si vogliono bene, ma non si conoscono, si conoscono. Poi iniziano a conoscersi, iniziano ad essere i primi gruppetti. E secondo me è il momento di arrivare a fermare e rimettere tutti assieme, perché si iniziano a creare dei gruppetti. Visto che poi questi gruppetti, non solo tra di noi, ma anche con i coach, alla fine iniziano proprio a essere quasi delle rivalità. E poi lì è il momento dove, cioè, finisce. Oh, Father, tell me. Le certezze del gruppo sembrano essere state minate, ma senza mettersi in discussione non c'è miglioramento. Mentire a se stessi, abbandonarsi alle velleità e alla superbia, non porta nulla di buono. La prova ha adempiuto al suo scopo, lo smascheramento delle difficoltà, le incertezze e le debolezze dei ragazzi. Talvolta per costruire è necessario distruggere. Non solo le lusinghe e i plausi aiutano a migliorare. Le critiche sono altrettanto fondamentali, ma i ragazzi si sentono deboli e sono delusi, al punto da dubitare del metodo di insegnamento. Serve un confronto schietto e leale. Serve rimettere in ordine le cose, ribadire ruoli e responsabilità. I nostri insegnanti sanno perfettamente che questa è una normale fase di passaggio tipica di una crescita artistica. E per questo riuniscono tutti i ragazzi. Non mi piacciono le contestazioni fine a se stesse. Dato che stiamo costruendo uno spettacolo, stiamo noi mettendo la faccia su quelle cose che andranno in scena, ok? Anche i professionisti, quando vanno in uno spettacolo in teatro o in qualsiasi posto, c'è un direttore che ti dice quello che devi fare. Nel mio caso specifico c'è chi ti dice l'atteggiamento vocale da tenere, e tu lo rispetti. Siamo tutti qua ovviamente per parlare di qualsiasi problema, però se non c'è per primo questo rapporto di, proprio di fiducia, di scambio tra di noi, e si creano delle polemiche sterili, non andiamo da nessuna parte, perché noi siamo veramente qua per aiutarvi e ci teniamo almeno quanto voi, se non di più, non lo so. Veramente noi ci stiamo investendo tanto, quindi credeteci. Io ci tengo in generale che non prendiamo nessun tipo di scuse. Ok, perché avete a che fare con persone che sanno che se siete malati non potete dare il massimo, che sanno anche solo, cioè adesso l'abbiamo fatto durare un minuto e mezzo, però in realtà in 20 secondi potevamo dire va bene o non va bene, ok? L'abbiamo fatto per cercare di mettervi a vostro agio, perché sennò magari non avreste capito. Ok, però non cerchiamo scuse, cerchiamo di lavorare, cerchiamo di venirci incontro voi a noi, e noi a voi. Se avete necessità venite, ne parlate e le cose le mettiamo a posto. Però noi abbiamo bisogno veramente di che voi vi fidiate di noi, eh? Che voi capiate che noi stiamo dando il massimo per questo progetto, perché come voi, noi fuori di qua, dobbiamo scrivere le canzoni, dobbiamo impostare il palazzo di congresso, cioè ci sono tantissime cose da fare, ok? Ci stiamo veramente dando tutto, eh? Abbiamo davvero bisogno di voi. Abbiamo ritenuto opportuno davvero parlarne e chiarire quali sono i ruoli, partendo dai ruoli loro, di studenti e dei nostri, insomma. Di sentirci sì una grande famiglia, ma anche di fare una differenza di esperienze, di fargli capire il valore che può avere per loro questa cosa, e cercare comunque di rispondere anche alle loro domande, perché io credo che attraverso un confronto che sia duro, anzi più duro è, se riesci ad uscirne diventi più forte. Quindi è un gruppo che promette tantissimo, perché è pronto al dialogo, però devono fidarsi di quello che gli diciamo, della nostra esperienza, e devono riuscire ad abbandonarsi completamente. Solo così riusciranno davvero a imparare qualcosa e a trasmettere quello che noi vogliamo, perché siamo noi nella posizione in questo momento in cui dobbiamo insegnare, dobbiamo dare a loro le capacità. E per fare questo devono davvero entrare in una mentalità come la nostra, come quella che abbiamo vissuto noi nel passato, con le rinunce, con la fatica, col sacrificio, col silenzio e con l'ammirazione e con le potenzialità che comunque loro hanno e che noi vediamo ogni giorno, anche perché stiamo davvero entrando in una fase delicata, perché noi non sappiamo il loro limite finale di capacità, quindi ogni cosa che fanno ci sembra carina,
però appena ci sembra carina noi vogliamo di più. E quindi loro la vedono come una disfatta, invece non è una disfatta, è che vediamo sempre più potenziale, ogni minuto che passa vediamo davvero tanto potenziale in questo gruppo. It's stuck in a cycle, I look off and I stay out. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Il confronto per i ragazzi è una nuova iniezione di autostima. È servito a ricordargli che sono gli eletti, sono stati scelti tra tanti e i coach riconoscono il talento di ognuno di loro. Non ci sono gare, rivalità, competizioni. Qui si fa tutti lo stesso gioco di squadra. Si vince e si perde insieme. L'esame odierno è capitolo chiuso. Rassicurati, spronati, motivati, possono procedere con le prove di recitazione, più carichi ed entusiasti. Lo conosci? No, dovrei. È mascherato. Allora perché ci balli? È bravo, è di sicuro un nobile. Lo capisco dal modo in cui mi ha invitato a ballare. Ah. Mercuzio, il pericolo è più forte della f***a, mi dispiace. È stata una giornata intensa, ricca di emozioni e momenti delicati che sembravano aver minato l'integrità del gruppo. Ma le sorprese non finiscono qui. Il nostro produttore ha avuto un'idea che cambierà la situazione. Sapete come si dice, no? Ci vuole il bastone, ma anche la carota. E Paolo, come un padre affettuoso, sa che il potere basato sull'amore è mille volte più efficace e permanente di quello derivato dalla paura della punizione. Serve ricompattare il gruppo, riportare l'armonia e il sorriso, cementare l'amicizia. Si uscirà tutti insieme a fare baldoria. Quale occasione migliore del Carnevale di Chiasso per divertirsi e mettersi alla prova davanti ad un vero pubblico? E chissà che non sia anche una buona occasione per provare i brani e le coreografie. Allora, sì, confermato che le donne si vestiranno da Romeo, cioè daranno la loro versione di Romeo. Magari appunto, come hai detto te, uno pensa che è Romeo più dark, quell'altro pensa che invece è più fiorito. E invece gli uomini da Giulietta. No, okay? No, non esiste. No. Però aspetta un attimo che ho finito, non sarà soltanto una giornata di divertimento, però ci metteremo anche la prova davanti a un pubblico, quindi creeremo delle situazioni dove vi ascolteranno, dove vi guarderanno e quindi a quel punto ci metteremo per la prima volta alla prova con un pubblico vero. I ragazzi del musical Romeo and Juliet sono felicissimi e con entusiasmo accettano la proposta. Le tensioni trascorse sembrano già un brutto ricordo. Insieme affronteranno uniti una nuova avventura. Non ci sono ansie questa volta, perché non ci saranno giudizi. Saranno tutti insieme, pronti a farsi forza a vicenda, anche in questa esperienza. Poi, dovesse andare male, potranno sempre nascondersi dietro maschere carnevalesche. E voi, da chi vi travestirete? Montecchi o Capuleti? Romeo o Giulietta? Maschere o non maschere, noi comunque vi aspettiamo settimana prossima per un'altra emozionante puntata di Scuola di Musical. Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see